Ah, quello sicuramente sì. Però non ci dobbiamo neanche attaccare agli episodi. Abbiamo perso un'altra partita, l'abbiamo giocata male, malissimo, anche se con la voglia di recuperare, la cosa che mi fa più arrabbiare in assoluto è che ci sta a giocare male una partita, che una volta che l'hai rimessa in carreggiata tu non puoi prendere dopo un minuto un gol. Di grande, grandissima immaturità. Purtroppo la realtà è quella che fino a questo momento abbiamo fatto poco, pochissimo, ed evidentemente fino a questo momento non, con me davanti, io mi ci metto davanti, non siamo all'altezza, non siamo stati all'altezza. Poi se saremo capaci di rimetterci in carreggiata, magari penseremo diversamente. Fino a questo momento alziamo le mani e nulla, andiamo avanti, lavoriamo e cerchiamo di invertire la tendenza. Mister, Gazzetta dello Sport Saporito, sconfitta numero 10, se non sbaglio, sì. Sì. Non lo so. Ha visto No. Sebastiani, insomma, teme per la sua panchina. No, ma io non temo, per me quello che mi dispiace è per il Pescara, perché abbiamo fatto tanto per guadagnarci questa Serie A e adesso stiamo facendo poco per mantenerla, mi dispiace questo. Poi questa è la storia di ogni allenatore. Io non temo nulla. Tanto gli allenatori sono esonerati, poi tornano in pista, quello non è un problema. Ma questo dipende solo dalla società. Se la società crede che le responsabilità siano mie, è giusto che cambi. Credo che ci sia dell'altro. Oggettivamente, come ho detto prima, abbiamo grossi limiti, oggi lo abbiamo dimostrato, e quindi bisogna lottare, bisogna lavorare e cercare di credere in quello che si fa di più, ancora di più, perché fino a questo momento abbiamo fatto poco. Massimo, buonasera. Sera. Avendo visto più volte il Pescara quest'anno e avendolo anche scritto perché sono stato onesto nell'individuare questo limite, lì davanti la squadra ti è monca, no? Perché arrivi ma ti manca, lo sai tu, lo sai il presidente, attendete gennaio. Per oggi paradossalmente sono venuti meno gli uomini, a parte il rigore che è un episodio, no? Che incide tantissimo, sono venuti meno con giocate individuali ed errori abbastanza pesanti. I giocatori che dovrebbero essere i leader, no? Da Campagnaro, ad Aquilani, Memosciai, lo stesso Verra, hai provato anche a stimolarlo, a dargli un altro ruolo, a vestirlo con un altro abito tattico. Proprio quelli che dovrebbero darti di più, oggi sono crollati, no? C'è molta paura, c'è poca spensieratezza, c'è poca serenità, e quella che è stata sempre la nostra forza, sempre la nostra arma, sin da quando ho preso questa squadra l'anno scorso, che è stata la qualità, il gioco, inevitabilmente viene meno quando tu in campo hai giocatori che probabilmente non hanno tutta quella personalità. C'è poco da nascondersi. Purtroppo è la sacrosanta verità. Io, fatto il calciatore, so che in determinati momenti probabilmente le difficoltà, quando si va in difficoltà, la poca spensieratezza, la poca serenità non ti consente di giocare rilassato. Evidentemente il leader non sono. Però no, non è questo, è che purtroppo in questo momento ci vuole la voglia di tirarsi fuori. Tu, una squadra come la nostra che si deve salvare, che viene a giocare a Crotone, che gioca una brutta partita per questi motivi e ci sta, per motivi di poca spensieratezza, per il fatto che Crotone è una squadra che comunque ti fa giocare male, perché insomma ogni volta che portavamo la palla nella loro area ce la rimandavano 60 metri dietro, e questo è praticamente per tutta la partita, che corri indietro, ricorri in avanti, quindi ti fa giocare male. Ma evidentemente questo il Crotone l'ha capito, deve fare questo, e noi no. E a volte serve anche questo. Poi l'episodio ha fatto sì che passi in vantaggio, quindi lo puoi fare bene, lo puoi fare di più. E quindi questa è la sacrosanta verità, non c'è nulla da dire.